Mi sono sentita in qualche modo una persona migliore perché proprio il fatto di condividere e di aiutare queste giovani generazioni è un qualcosa a cui personalmente tengo molto. Spero di essergli stato utile, le domande che hanno fatto sono state interessantissime e quindi spero davvero di avergli risposto correttamente e di avergli dato qualche stimolo e qualche idea per il futuro. Nell'occasione abbiamo parlato di come si può unire sport e studio e in più abbiamo parlato di come è andata la mia carriera fino ad oggi. È stato davvero bello poter ricordare alcuni momenti legati alla mia adolescenza, alla mia trafila nelle giovanili del CUS Genova Rugby e ho raccontato anche quello che significa essere uno sportivo professionista, in questo caso un rugbista professionista, al giorno d'oggi. Ringrazio Stelle nello Sport che fa tanto per lo sport. E le maestre che si sono messe a disposizione. Ho avuto la possibilità di parlare con i giovani delle classi e sono stati veramente molto, molto simpatici, hanno fatto un sacco di domande, si sono dimostrati molto interessati all'argomento. Abbiamo toccato il tema sempre molto importante della sicurezza stradale, quindi che la strada non è una pista e che la prudenza non è mai troppa. Ci tenevo a ringraziare i bambini e appunto soprattutto le loro maestre per avermi regalato con le loro domande un'ora di tanto divertimento ed allegria. È stato diverso ma emozionante allo stesso tempo perché ho ricevuto molte domande, forse più del solito. È stata una bella oretta di chiacchierate, io mi sono divertito, spero anche voi. Mi raccomando, continuiamo a pensare anche allo sport, che sia pallanuoto, quello che preferite, ma se pallanuoto è meglio, ricordatevelo. Erano domande incentrate prevalentemente sull'inizio della mia carriera e sui sacrifici. Sono momenti importanti nella vita e quindi i ragazzi erano curiosi. In particolare volevo ringraziare anche il giornalista Marco Callai che mi ha dato questa opportunità. Per me è la prima volta nella mia carriera che effetto questa cosa qui.